nomada. Secondo voi, come siamo arrivati da questa a quelle? Oggi a Driving parliamo di un marchio che ha fatto la storia delle auto e che in Italia, a gennaio 2019, ha immatricolato circa lo stesso numero di auto di Alfa Romeo. Un risultato quasi impensabile quando il gruppo Volkswagen ha deciso di investire in questo brand negli anni 90. Tutto nacque quando Lauren e Clement decisero di iniziare a costruire biciclette. Correva l'anno 1895. Dalla bicicletta alla motocicletta il passo è breve e 4 anni dopo debuttano con la loro prima versione di bicicletta a motore. Ma è nel 1924 che inizia il vero percorso di Skoda con la sua prima rivoluzione industriale. Infatti, dopo un violento incendio, L&K si fusero con un colosso acciaieristico, Skoda. Il XX secolo si porta con sé 2 guerre mondiali e, come se non bastasse, l'imposizione di un'economia di stampo socialista per tutti i paesi dell'ex blocco sovietico. 1991, arriva Volkswagen e 3 anni dopo arriva Felicia. Era bruttina, sì, e senza accessori, ma andava dannatamente bene. In quegli anni erano in pochi a vendere Skoda e forse ancora in meno a desiderarla, ma fin da subito Regini ha creduto in lei. Eccola, sì, forse un po' diversa, ma ancora con i suoi tratti originali. Octavia, la seconda rivoluzione industriale di Skoda. Con oltre 5 milioni di auto costruite, Octavia entra di diritto nella storia delle auto e oggi più che mai è punto di riferimento per chi cerca sicurezza, comfort e affidabilità. Lo sa bene Agostino, responsabile Skoda della concessionaria Regini. Ago, parlaci di questo strepitoso marchio. Elia, qui a Rimini Regini ha aperto il suo salone Skoda da circa 6 anni e sì? Io ho la fortuna di gestire e seguire questo marchio. Non ti nego che ogni giorno è una nuova soddisfazione. Certo che ne è stata fatta di strada. So che ci sono 6 modelli a listino con più di 40 versioni disponibili. Sì, si va dal benzina al diesel, sì? Passando poi per la gamma a metano. Abbiamo auto a 2 o 4 ruote motrici, cambi manuali o automatici robotizzati, tutto di ultimissima generazione. È da quando sono arrivato che sono particolarmente attratto da un'auto. Ago, prima di andare avanti la voglio provare. Ho già capito quale, vieni che te la faccio provare. Questa è la Kodiaq RS, 240 cavalli di puro piacere. Cavolo, che suono che ha! Sentito che roba? È una bomba! E poi, che finiture! Certo che avete proprio delle gran belle macchine! La nostra gamma copre a 360 gradi tutte le esigenze degli automobilisti. Pensa che andiamo proprio dalla piccola City Go a metano fino a questa Kodiaq RS che stai guidando ora. Questa è la nuova Karoq Scout. Scout è il marchio che da sempre contraddistingue la vena più off-road di Skoda. Ago, sai cosa mi fa impazzire di questo marchio? L'intelligenza con cui curano ogni dettaglio. Per non parlare poi dell'affidabilità. Ma quanto costa una Skoda? La nostra gamma parte da 9.500 euro. E pensa che su tutte c'è la possibilità di avere finanziamenti a tasso agevolato e fino a 5 anni di garanzia. E arriviamo alla terza rivoluzione industriale, E-Vision, l'elettrico di Skoda. Con Vision EV, Skoda offre il primo SUV coupé con ben 500 km di autonomia totalmente elettrica e spalanca le porte di queste nuove vetture a tutta la sua gamma. Pensate che entro il 2025 Skoda prevede di avere 5 modelli ad alimentazione totalmente elettrica. La storia di Skoda passa anche attraverso quella dei rally. Come non citare nel recente passato la meravigliosa Skoda Fabia S2000, oggi evolutasi nella strabiliante Skoda Fabia R5, veloce, aggressiva e semplicemente meravigliosa. Se è vero che è sempre bene ricordarsi da dove siamo partiti, credo sia giusto salutarvi a bordo della nuova Skoda Superb Lauren & Clement, una versione tributo che Skoda ha voluto fare ai suoi fondatori, che testimonia la qualità e la passione che mettevano nelle loro auto. Qualità e passione, oggi come allora, presenti in aggiunta all'affidabilità del gruppo Volkswagen.
Ciao a tutti e alla prossima puntata.